1800 al 1900, tra gli esploratori europei dilaga il cosiddetto Mar d'Africa, il forte desiderio di grandi avventure scoperte dall'altra parte del Mediterraneo. Tra di loro spicca la figura del più grande esploratore pavese. Il suo nome è Luigi Roberti Bricchetti. Luigi non ha un'infanzia facile. Nasce a Pavia il 27 maggio 1855. Figlio legittimo del nobiluomo pavese Ercole Rovecchi e della giovane sarta Teresa Bricchetti. L'ambiente familiare non è quindi dei migliori, ma la personalità di Luigi cresce, plasmata dall'atmosfera del Risorgimento italiano. Ne deriva un nuovo figlio del suo tempo, pervaso da quella che Spadolini definì la nostalgia di gloria dei ragazzi che non avevano partecipato alla spedizione dei Mille e sognavano il battesimo dell'avventura e dell'amore. Conseguita la laurea in ingegneria, si reca in Egitto per lavoro. Ed è proprio da questa esperienza che i suoi sogni di esplorazione nel continente nero hanno inizio. In quegli anni compie numerose imprese, dal raggiungimento dell'oasi di Siwa nel 1886, dopo un mese di carovane in pieno Sahara, alle celebri spedizioni in Somalia, dove affronta quello che lui stesso definisce battaglie geografiche. Ma dopo anni di viaggi e spedizioni, riesce, per la prima volta nella storia, a completare la cartografia dell'intero territorio somalo. Luigi ha una personalità molto forte, a tratti, addirittura eccentrica, che gli permette di legare con la gente del luogo ed entrare in contatto con le popolazioni indigene. Ed è proprio sfruttando queste sue conoscenze ed il suo innato ingegno che riesce a raggiungere la necropoli di carattere Muzzabarini, dove si impossessa di circa 30 crani umani, per farne poi dono, tornato in Italia, ai musei di Firenze e Pavia. Dalle sue spedizioni riporta in Italia un gran numero di reperti naturali di ogni genere, piante, crani e pelli di animali e campioni di roccia minerale, attirando su di sé gli occhi di tutta Europa. I suoi articoli e le sue conferenze hanno un enorme successo tra colleghi esploratori e scienziati di ogni genere. In breve tempo diventa il più grande esploratore italiano del Corno d'Africa. All'età di 48 anni compie però il suo ultimo viaggio, ma non da esploratore, bensì come membro della società antischiavista. A prova del suo grande interesse umanitario, sviluppato in una vita passata ad incontrare popolazioni ed etnie di ogni genere, al suo ritorno in Italia porta con sé Mabruk, uno schiavo di 14 anni, liberato insieme alla madre. Una volta tornato a Pavia, Mabruk sarà per lui come un figlio, ma ritorno alla vita in città per Luigi si dimostra tutt'altro che felice. Il giovane Mabruk muore prematuramente e per Luigi questo lutto finisce per accentuare il senso di inadeguatezza che l'esploratore ormai prova per la vita urbana. La sua eccentricità lo porta persino ad allestire una tenda sulle rive del Ticino e si dice che rimediasse alla nostalgia per la vita africana portando per le strade di Pavia una coppia di leopardi guinzagli. Ed è in questo mondo fatto di solitudine e depressione che Luigi Roberti Bricchetti trova la morte nel 1926 all'età di 71 anni. Prima della sua scomparsa, dona però alla città di Pavia e alla sua università la raccolta completa dei diari, i cimeli, i documenti e le fotografie delle sue imprese, con la clausola che essi siano esposti e fruibili pubblicamente. Quindi, anche se questo grande e incredibile personaggio non è più tra noi, il suo ricordo e il ricordo delle sue gesta rimarranno per sempre visibili a tutti all'interno dei musei dell'Università di Pavia.